Io invece Roberto lo conosco da 43 anni e lui non è che porterà la toga dopo. La cosa bella di Roberto è che ha portato nella toga in questi 42 anni di servizio la sua umanità, il suo essere cittadino. Ultimo giorno da presidente del Tribunale di Lecce per Roberto Tanisi, che con una cerimonia presso l'Aula Magna di Viale di Pietro ha chiuso la sua lunga carriera. Presidente, è arrivato il momento dei saluti, è emozionato? Abbastanza, mi sento un po' in stato confusionale. Sì, è normale che sia così dopo tanti anni di lavoro, molti dei quali passati qui, è normale che sia così. Fa parte della vita, quindi accettiamo tutto ovviamente. Qual è la priorità di questo tribunale? Far funzionare la giustizia, far funzionare il tribunale, pensare soprattutto alle esigenze dei cittadini che hanno diritto a vedere, come dire, accolte le loro domande, a vedere che i loro processi vengano definiti in tempi ragionevoli, compatibilmente con le risorse che abbiamo. Cosa le mancherà particolarmente? È un po' tutto, cosa vuole che mi mancano i colleghi, mi mancheranno il personale, anche l'udienza. Dopo 42 anni e mezzo di lavoro è normale che sia così. Tanti presenti con gli occhi lucidi per un uomo che ha segnato la storia della magistratura salentina. La mia testimonianza è non solo doverosa, ma è anche un piacere per me. Ricordare che Roberto Tanisi è stato per due volte presidente distrettuale dell'Associazione Nazionale Magistrati per ben 8 anni ed è stato un ottimo presidente sezionale. Moltissima la stima di chi gli è stato accanto, i colleghi che hanno condiviso gioie e dolori dei provvedimenti giudiziari, oltre ai cancellieri e al personale amministrativo tutto. È sempre un momento particolare quello in cui, no, si chiude una parte della tua vita, il secondo atto l'abbiamo chiuso, è caduto, come dire, il sipario. Adesso inizia il terzo atto.